Questo programma è realizzato in collaborazione con Anmic Riabilitazione. Bentrovati amici sportivi, mercoledì 20 luglio, ancora una puntata di Football Selection. Velocemente a presentare colei che ormai è la mia compagna di viaggio, colei che conduce insieme al sottoscritto, vale a dire Claudia Berlingeri. Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, che invito se volessero inviarci delle domande per il nostro ospite che presenteremo in seguito, e come al solito sulla pagina Facebook Football Selection. E anche per noi, perché no? Allora, pubblicità, partiamo subito con la prima fascia pubblicitaria e poi a seguire la copertina della nostra redazione, che dà e poi in là anche al nostro graditissimo ospite di oggi. Pasticceria Saint-Honoré, il gusto della tradizione, il sapore della bontà. Per i tuoi eventi o serate tra amici scegli 902, le nostre specialità, la pinza e ricette variegate per tutti i tipi di palato, dal più raffinato a quello tradizionale. Organizziamo serate latinoamericano e musica anni 80. 902, Viale Gramsci, Crotone. Donna Più, il punto di riferimento per ogni donna, dalle acconciature alla cura del proprio look. Donna Più, la soluzione per la tua immagine. Aperto tutti i giorni e il lunedì ti aspetta con tantissime offerte. Donna Più, Crotone, via 25 aprile 73, via di Bartolo, lottizzazione Samà. Italia Connessioni, internet senza limiti a soli 15,25 euro per sempre e senza bisogno di rete fissa. Chiama lo 02 565 681 05 anche per soluzioni business. Nel programma di medicina di prossimità sul territorio di Crotone, l'Anmic promuove la seconda estate fisiatrica. Prenota una consulenza gratuita, geriatrica, pneumologica, cardiologica, ortopedica o neurologica. Dall'1 luglio al 31 agosto i nostri specialisti saranno al vostro servizio. Ci trovi a Crotone, via Roma 132 o a San Giovanni in Fiore, via Panoramica 340. Qualità, cortesia e grande assortimento di prodotti tipici, tutto questo è la Salumeria del Porto, da sempre al vostro servizio. Salumeria del Porto, di Carmela Corrado, piazza Polerris 4, Crotone. I'm
Le sensazioni a detta dei protagonisti sono senz'altro positive, questo naturalmente per quanto riguarda il tecnico e la squadra. Da ieri sera anche per quanto concerne l'adeguamento dello stadio e sua uscita, visto il parere favorevole della soprintendenza. Per una questione di numeri e anche di stile, a noi piace vedere le cose con ottimismo. Il sindaco ha detto che farà di tutto per iniziare questa avventura a Crotone senza nessuna ulteriore trasferta a Pescara. I lavori prima di iniziare necessitano dei tempi burocratici, si resta in attesa per vedere come e quando inizieranno, a chi saranno assegnati e i tempi che occorreranno per portarli a termine. Poi la consegna e naturalmente il collaudo. I tempi sono striminziti, male che vada, ora come ora giocheremo solo la prima casalinga lontano dall'uscita, anche se torniamo a ripetere, c'è chi farà di tutto per iniziare a Crotone. Sul fronte mercato, dopo il ritorno di Yao e la firma di Tonef, c'è ancora qualche tassello da inserire, ma anche qui il bicchiere, sempre per quella condizione di ottimismo che ci contraddistingue, è mezzo pieno. Eccoci di nuovo in diretta in studio, andiamo a presentare velocemente colui che è venuto a trovarci oggi. Giuliano Carella, giornalista della provincia KR, diciamo anche con estrema sincerità, il problema inerente allo stadio è un problema che interessa a tutti indistintamente anche dal ruolo che poi si ricopre, indipendentemente dal ruolo che si ricopre. Dal punto di vista giornalistico, perché lui non è un giornalista sportivo, anche perché forse probabilmente di calcio non è che ne capisci io. Guarda, ho giocato, capisco di calcio, non seguo il calcio da vicino, anche se poi indirettamente sono chiamato ogni domenica a dover, per forza di cose, occuparmi anche di calcio. Non è il settore che prediligo dal punto di vista dell'attività professionale, però sicuramente tanti giornalisti sportivi sono poi diventati anche dei grandi giornalisti, è stata una palestra per loro. Diciamo, può essere anche un viatico per poi parlare di tutt'altre cose. Allora, però per quanto concerne lo stadio, stai seguendo sicuramente la vicenda. Certo, siamo stati chiamati più volte e anche di recente con la nuova amministrazione. Dopo l'insediamento, dopo pochi giorni dell'insediamento, la nuova amministrazione ha subito convocato una conferenza stampa, ritenendo questo uno dei principali problemi e in cima all'agenda dell'amministrazione. C'è da dire che in quella conferenza stampa l'amministrazione fu subito molto... Forse fu un po' avventato dire che la situazione stadio si sarebbe risolta con la prima di campionato, perché poi l'esperienza... Voglio fare una premessa e aggiungere una cosa in merito. Ieri è stato ospite il sindaco pugliese, c'è testimone Claudia, sì, ma ci sono testimoni nostri telespettatori. Lui a denti stretti farà di tutto per far sì che la prima si giochi a Crotone. Però i tempi sono i tempi davvero... sono striminziti, l'abbiamo detto, però... Sì. Ma il problema... Anche tutt'oggi il sindaco la pensa non proprio in quel modo, ma più o meno così. E c'è anche la possibilità di avere un ospite che riguarda proprio l'amministrazione comunale al telefono in questo momento, e anche lui possiamo... Volevo rivolgere... solo terminare, Piero, sì, sì, giusto, sì, per non disambiguare insomma quello che stavo dicendo. Dicevo, forse è stata un po' troppo avventata l'amministrazione nel dire che la situazione era completamente risolta, perché... quando si vanno ad effettuare dei lavori, soprattutto su un'area come quella archeologica sottoposta a vincoli in cui ricade l'Ezio Uscida, l'esperienza insegna che l'insidia è sempre dietro l'angolo e durante nel corso dei lavori si può sempre incappare nella classica buccia di banana che rallenta i lavori, ed è stato il caso appunto di queste prescrizioni che a quanto pare ieri sono state superate da parte dell'amministrazione e proposte alla soprintendenza. Allora, assessore Frisenda, ben trovato al telefono, le voglio chiedere, siete stati avventati oppure c'è la speranza di poter giocare la prima in casa? Non siamo stati assolutamente avventati, perché noi abbiamo fatto la prima conferenza stampa nel momento in cui abbiamo fatto un briefing con i nostri uffici tecnici, e avevamo ovviamente preso atto che i progetti erano stati già presentati, quindi la ragion veduta quindi della presentazione dei progetti, che non abbiamo presentato noi, che hanno presentato la vecchia amministrazione, abbiamo insomma decifrato quelle che erano i tempi dell'attuazione dei lavori, e infatti abbiamo fatto un primo passo.
Ovviamente in un secondo momento abbiamo avuto il parere negativo da parte della soprintendenza, a quel punto abbiamo dovuto prendere atto di questo parere negativo, che non poteva che essere negativo, perché ovviamente quel progetto presentato della precedente amministrazione era un progetto che andava a insistere ad attivare delle azioni invasive in un'area con vincoli diretti e indiretti. Fatto questo, giusto per fare insomma, un po' di storia di quello che ha fatto questa amministrazione, ci siamo messi in macchina, siamo arrivati a Cosenza, abbiamo avuto un appuntamento con il sovrintendente con il quale abbiamo insomma, avviato un rapporto di discussione e di confronto. A quel punto, nei tempi previsti, ovvero lunedì scorso, abbiamo presentato un nuovo progetto con delle nuove azioni non invasive e quindi rispettando anche quello che è il vincolo da parte della sovrintendenza, comunque era giusto rispettare un bene archeologico della nostra città. E a questo punto abbiamo avuto l'autorizzazione a procedere per quanto riguarda l'implementazione, quindi l'installazione di queste tribune modulari, quindi amovibili, e con delle prescrizioni che insomma siamo già pronti ad appuntare, quindi le abbiamo già messo in ufficio al lavoro e non solo. Questa è la storia, quindi non è stata avventatezza, ma assolutamente abbiamo preso atto di quello che abbiamo trovato. Allora, assessore, Claudio, sì, scusi, però assessore, io a quella conferenza stampa c'ero. Ricordo bene le parole del sindaco e sue, dicendo che assolutamente entro il 20 agosto i lavori sarebbero terminati. Un fatto che ha stupito tutti noi, che al contrario di questa nuova amministrazione, un po' seguiamo queste vicende da un po' di anni, sappiamo benissimo che nessuno vuole addossare le responsabilità su questa nuova amministrazione. Il ragionamento era quello, che purtroppo quando ci si... Pugliese è arrivata. Ha trovato una situazione, un progetto presentato. Nel momento in cui il progetto è presentato, noi immaginiamo che sia stato presentato con tutti i crismi. Nel momento in cui prendiamo atto che invece non è... Sì, ma i tecnici sono gli stessi, l'amministrazione è diversa, ma i dirigenti del settore sono quelli. Non è cambiato nulla nell'intervento, bisognava affrontare il problema dall'inizio, e questo secondo me che è mancato. Ovviamente qua non si sta puntando il dito su nessuno, stiamo prendendo atto di una situazione. A quel momento, a quel giorno della conferenza stampa, noi avevamo un progetto presentato e visto il progetto presentato non potevano che essere quelli i tempi, ovvero entro il 20 luglio assegnare i lavori ed entro il 20 agosto consegnarli alla città. Questo non è potuto essere, però adesso insomma già abbiamo fatto veramente dei grandi passi, quindi io sono ottimista, tra l'altro la giunta pugliese, il sindaco l'ha ribadito più volte, il Crotone dovrà giocare a Crotone, un nostro impegno, ma soprattutto è un impegno nei confronti dei cittadini, perché non possiamo perdere l'opportunità di vivere la Serie A, non solo come evento sportivo, ma anche come evento economico. Assessore, sono Claudia, buonasera. Buonasera. Le lettere sono partite, ora ci vorranno 15 giorni, da quando partiranno? Allora, fermo restando che le prime due lettere di, diciamo, per le procedure negoziate che riguardano la videosorveglianza, quelle si apriranno le buste il 22 in partire, quindi a breve ci sarà la consegna dei lavori. A questo punto tra oggi penso e al massimo domani dovrebbero partire le altre procedure negoziate, ma questo per quanto riguarda i lavori che sono in capo al comune, perché ovviamente essendo in pubblico abbiamo delle procedure da rispettare, mentre per quelli, i lavori che sono in capo alla Crotone Calcio non hanno tutte queste procedure, quindi potranno iniziare non appena superiamo la fase delle prescrizioni. Ok, ti ringrazio Giuseppe, ringraziamo l'assessore allo sport. Avremo modo presto nuove notizie, così martedì devi essere qui presente in studio. L'aspettiamo, assessore. Okay. Ci sarò. Un saluto anche all'amico Carella. Buonasera, okay, assessore. Okay. Ciao Giuseppe. Buon lavoro. Grazie. Buon lavoro, e ne hanno tanto da fare. Pubblicità, andiamo velocemente perché poi vogliamo fare una telefonata prima di chiudere. Pubblicità.
see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself. Pasticceria Saint-Honoré. Il gusto della tradizione. Il sapore della bontà. Per i tuoi eventi o serate tra amici scegli 902, le nostre specialità, la pinza e ricette variegate per tutti i tipi di palato, dal più raffinato a quello tradizionale. Organizziamo serate latinoamericano e musica anni 80. 902, Viale Gramsci, Crotone. Donna Più, il punto di riferimento per ogni donna, dalle acconciature alla cura del proprio look. Donna Più, la soluzione per la tua immagine. Aperto tutti i giorni e il lunedì ti aspetta con tantissime offerte. Donna Più, Crotone, via 25 aprile 73, via di Bartolo, lottizzazione Samà. Italia Connessioni. Internet senza limiti a soli 15,25 euro per sempre e senza bisogno di rete fissa. Chiama lo 02 565 681 05 anche per soluzioni business. Nel programma di medicina di prossimità sul territorio di Crotone, l'ANMIC promuove la seconda estate fisiatrica. Prenota una consulenza gratuita, geriatrica, pneumologica, cardiologica, ortopedica o neurologica. Dall'1 luglio al 31 agosto i nostri specialisti saranno al vostro servizio. Ci trovi a Crotone, via Roma 132 o a San Giovanni in Fiore, via Panoramica 340. Qualità, cortesia e grande assortimento di prodotti tipici, tutto questo è la Salumeria del Porto, da sempre al vostro servizio. Salumeria del Porto, di Carmela Corrado, piazza Polerris 4, Crotone. Ci sono pareri discordanti in merito alla possibilità di giocare la prima in casa, staremo a vedere, anche perché poi da qui a poco cominceremo ad avere le idee più chiare. Io dico da qui a poco, da qui ai prossimi giorni, presumibilmente. Claudia, stanno arrivando diversi messaggi. Sì, diversi messaggi sia sul problema relativo allo stadio, ma soprattutto per la campagna abbonamenti. Sono in tanti a chiederci, ma quando inizierà la campagna abbonamenti? Perché ancora non se ne parla. Il presidente Vrenna 10-15 giorni fa aveva detto tra 10 giorni spero di poterla presentare. Sono passati di più che 10 giorni. Però sì, non c'era il parere negativo della superintendenza. Esatto, quindi è slittato. Bisogna prendere più tempo. Probabilmente la prossima settimana vedremo come cosa ci dirà la società stessa. Giuliano, un attimo solo, poi torneremo a parlare con te perché abbiamo un altro ospite al telefono, vogliamo parlare anche di calciomercato. Cosa molto importante, assolutamente. Okay. Allora, buon pomeriggio Gaetano. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio Gaetano, come va? Tutto bene? Va tutto bene, ciao Claudia, e complimenti a Crotone Ainà con una delle brave giornaliste che conosco, girando molti campi, una delle più brave e professionali. Bravo. Troppo buono, poi detto da te fa molto molto piacere. Gaetano, entriamo Gaetano, subito. Comunque volevo dirti e ricordarti che Claudia è sposata, ha dei figli, quindi... Conosco anche il marito, ti posso dire che girando i campi di Serie A e B, colleghe così puntigliose che danno buchi a colleghi maschi che si sentono anche dei fenomeni, ce ne sono poche, Claudia è una di queste. E poi il marito è fortunato. Gaetano, troppo buono, ripeto. Poi, insomma, tu l'anno scorso hai seguito questa splendida cavalcata del Crotone in Serie A, però ora, dal punto di vista del mercato, cosa ti aspetti in più dalla presidenza? No, io l'anno scorso l'abbiamo seguita insieme con gli altri colleghi e tu sai benissimo come la penso, do un merito al 40% alla società, alla intelligenza e alla programmazione della società, un 30% a Juric e 30% alla squadra, quindi la società è rimasta, la squadra grosso modo, tranne qualche partenza comunque importante, è rimasta e penso che Vrenna e Ursino sanno bene come la squadra va completata. Hanno puntato su alcuni giocatori che secondo me sono buoni. Tonev, ho visto che pare sia parte ufficiale. E sì, è già qui, è già arrivato, sì. Ecco, e quindi, insomma, stanno sulla strada giusta. E poi ci sono altri
secondo me, che sono organizzativi e che fanno capire come la società vuole fare un salto di qualità. Prima di tutto può sembrare una sfumatura, ma essersi affidata alla seconda agenzia d'Italia, cioè all'ADN Cronos, per gestire la questione media, ma anche in maniera ampia, senza nulla togliere al vecchio detto stampa Luciano, che comunque è rimasto nello staff ed è bravissimo, ma è una mossa di chi vuole muoversi in pianta stabile a un certo livello nel calcio. E così anche sulla querela dello stadio, se vogliamo, le mosse della società del club hanno finalizzato una tipologia di intervento che già da subito è stata vincente, mentre invece altre hanno un po' frenato. Quindi mi sembra una società che già è sintonizzata sul salto di categoria. Ti posso fare una domanda sulla questione stadio, visto che l'hai tirata in ballo, noi ne stavamo parlando anche con l'ospite di oggi. Come la state riportando voi della Gazzetta? Come la state vivendo? Cosa ne pensate? Ma io guardo, ho seguito 2 giorni di tiro e tra l'altro mi sono trovato proprio nel giorno in cui nacque il giallo la mattina, che poi è rientrato del fatto che non si potesse fare più nulla, il giorno in cui il sovrintendente aveva stoppato tutto. Poi con questo blitz dei vari assessori tecnici del Crotone Virgolese, come ben sappiamo, se ne sono. Ma come lo stiamo vedendo noi? Noi della Gazzetta lo viviamo da cronisti, seguiamo le notizie e le diamo. Io personalmente posso dirti una cosa, l'anno scorso ho vissuto il salto di categoria del Frosinone, perché facendo l'inviato un po' me le sorbisco felicemente tutte, e ti posso dire che a Frosinone hanno corso il rischio, alla fine così è stato, di fare un campionato di Serie A per intero in uno stadio che è praticamente identico a quello dell'uscita, perché hanno quest'altro stadio da fare, il Casarena e via discorrendo, e alla fine si troveranno in B a fare la B prossima in un bellissimo stadio, nuovo, bello, ampio, ma la B. Secondo me Vrenna, che è secondo me una marcia in più, ha capito subito che l'ampliamento serviva immediatamente, e quindi secondo me con i tempi, poi la prima, la seconda giornata, questo non ve lo so dire, è stata una mossa molto più intelligente, perché farà secondo me la Serie A con la tribuna enorme. Un'altra cosa che mi è piaciuta personalmente da morire, ma proprio da morire, è che quando la società ha parlato di Serie A anche adesso per lo stadio, ha detto bisogna far capire che la Serie A non è del Crotone o solo del Crotone, dei crotonesi che adoro, ci mancherete, ma è la Serie A della Calabria. E avere lo stadio più grande significa non far venire tutti i crotonesi allo stadio, che comunque ci andavano, ma far venire anche gli altri dalle altre città. Quindi al di là delle barriere del tipo fazioso, è una mossa anche strategica e importante per il rilancio della regione, che torna in Serie A con mia grandissima gioia. Ok Gaetano, noi ti salutiamo, ti saluta anche Claudia, ti saluta anche il nostro ospite, e avremo salve, modo Gaetano. di metterci in contatto con te in altre occasioni, non abbiamo ancora... Quando volete. Va bene, grazie per la buon tua pomeriggio. Visita. Buon lavoro. Buon pomeriggio Gaetano. Ciao, grazie, ciao. Allora, siamo in chiusura, quanto manca chiedo lumi alla regia, mi sa ancora 5 minuti? Quindi la manita. Possiamo parlare. Posso prendere spunto da un po' l'intervento del collega Imparato? Secondo me quello che, al di là dell'addossare delle responsabilità sulla mancata o sulla realizzazione, sulla tempistica, ecco, dei lavori d'adeguamento dello stadio, il ragionamento che bisogna fare è che forse a questa Serie A, così come è arrivata, ha reso un po' tutti impreparati, dalla società che si è trovata con una realtà diversa dopo tanti anni di B a dover affrontare la Serie A, e quindi questo nuovo mondo sicuramente molto più esaltante, che speriamo ci possa regalare le stesse emozioni che ci ha regalato con la B. Ha spiazzato i tifosi perché l'hanno vissuto come un sogno, no? Non era... Però mica tanto, Giuliano, perché qualcuno se l'aspettava, prima o poi se l'aspettava. Io credo aritmeticamente io a inizio campionato, quando poi siamo arrivati insomma a metà corsa, qualcuno ha cominciato a crederci. Però quello che ti voglio dire, all'inizio campionato nessuno si aspettava questa Serie A. Noi eravamo messi in quarta fascia. Allora, questo per dire... Sì, no, però noi quello che questo per dire, così chiudo il cerchio, sì, sì. E riesco a rendere un po' l'idea di quello, sì, che volevo dire. È che come è successo con realtà come il Frosinone, citava adesso... Ci si trova impreparati. Allora, adesso stiamo un po' tutti per il ruolo e le competenze, stanno cercando di mettercela tutta per far sì che il Crotone giochi la Serie A a Crotone. Ora,
forse la prima in casa non sarà, quando è il 28 agosto? 28 agosto, la prima in casa. Il calendario dovrebbe forse essere, non, che poi sarebbe la seconda, non sarà, di campionato. Non sarà il 28 agosto, però prendiamolo così, come una squalifica del campo, quindi mettiamo no, così. Quello che magari più brucia, Giuliano, è che aritmeticamente si inserirà dal 29 aprile. Allora magari sai, già dai primi di maggio ti potevi mettere al lavoro per espletare, guarda, almeno io, le autorizzazioni, su questo, progetti, su questo credo che solo questo. Allora, la tempistica è un alibi, può essere un alibi per entrambe le due amministrazioni a cavallo, perché chi le è subentrato... Le consultazioni politiche comunque hanno un po' influenzato i tempi. No, l'amministrazione attuale... Chi è subentrato ha avuto poco tempo per esatto, poter... No. Chi l'ha preceduto in realtà era in fase di dismissione, quindi... non che fossero stati dei fulmini di guerra. Però allora non dichiarare, in TV è stato dichiarato che era tutto a posto e che la giunta successiva che... avrebbe dovuto solo far iniziare i lavori. Così non è stato, perché scusami, è subentrata con Claudia, progetti... Claudia, questo è quello che io proprio cercavo di sottolineare anche all'assessore Frisenda, amico Frisenda. Cioè, questa continua politica degli annunci che è un po'... è comune a tutto il mondo della politica, quello, anche quello istituzionale, poi come si dice, le bugie hanno le gambe corte, poi le cose vengono a galla. Io credo che ci sia il dovere di parlare con franchezza anche quando le cose non sono al meglio, anche quando le cose sono difficili da affrontare e da risolvere. Forse questo è uno dei primi sforzi che dovrebbero compiere non solo gli amministratori di Crotone, ma forse gli amministratori italiani in generale. Allora, concordo pienamente, siamo in chiusura. Io ti ringrazio, Giuliano, per essere venuto. Avremo grazie modo di riaverti complimenti qua per il vostro e format. Avremo modo di vederti allo stadio quest'anno. Ma la Serie A la dovresti pure almeno qualche partita importante, no? Ma sai, io faccio il lavoro sporco, quello in redazione. Ok, va bene. Claudia, io ti ringrazio naturalmente come sempre. Grazie a te. Volevo soltanto ricordare che Gaetano Imparato poi ha sottolineato una cosa importante, che a Frosinone adesso giocano la Serie B come se fosse in uno stadio di Serie A, e hanno giocato la Serie A in uno stadio fatiscente che non era di Serie B, anche perché hanno usato una politica diversa rispetto a quella della società. Infatti su questo bisogna dare adito alla società, che si sta muovendo bene, anche se giocheremo una sola partita fuori casa, che magari è sempre una piccola sconfitta, poi alla fine però avremo modo di vedere uno stadio. Ma noi avremo sempre la speranza fino alla fine, fino a quando... Sì, ma io sono ottimista, e voglio seguire a denti stretti questo sindaco, esatto, Ugo Pugliese. Noi chiudiamo sempre con un aforisma offerto dai nostri sponsor. L'aforisma di oggi naturalmente è sull'ottimismo, non poteva essere diversamente, perché ieri abbiamo avuto una notizia nel marasma generale fondamentalmente positiva. Come no? Diceva Tonino Guerra, l'ottimismo. No, non è quello l'aforisma, è molto più semplice, che poi è di un collega giornalista. Conta i fiori del tuo giardino, mai le foglie che cadono. A domani. Questo programma è realizzato in collaborazione con Anmice Riabilitazione.